Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi quando meno te lo aspetti. Io questo video ricchissimo non lo volevo fare. No, sul serio, oggi non era previsto nessun TG Poro, ma sono uscite un paio di notizie troppo succose per farsi sfuggire l'occasione di discuterne subito in video con voi. Quindi non perdiamo tempo, grazie a Toggi Retro Games per sponsorizzare questo video. Voi nel frattempo supportatemi, ma soprattutto datemi i soldi. Bene, io ho detto tutto, iniziamo! Questa settimana sarà ricchissima di appuntamenti dal vivo. Vi ricordo infatti che dal 26 al 29 si terrà il Tokyo Games Show, che sarà infarcito di panel come ad esempio quello di Level 5. Ma già da domani inizieranno gli eventi, infatti alle 18 ci sarà il Sonic Central, stream dedicata interamente alla mascotte Sega, dove ci sarà spazio per una grande varietà di progetti che a quanto pare vanno ben oltre il mondo dei videogiochi. Ma rimanendo confinati al mondo videoludico, ma non è che magari ci becchiamo un primo sguardo su Sonic Frontiers 2? Magari, non lo so. Ma visto che in quelle ore di martedì di solito ci facciamo la live su Twitch, seguiremo insieme questo appuntamento proprio sul sito Viola. Mi raccomando, non mancate. Questo giovedì sarà un giorno importantissimo perché segnerà la pubblicazione di Echoes of Wisdom, uno dei titoli più attesi in assoluto per questa seconda metà del 2024. Il problema è che il gioco è stato già leakato, le ROM si trovano online con estrema facilità e internet è strapieno di spoiler sul gioco. Mi raccomando, fate molta attenzione se non volete rovinarvi la nuova avventura di Zelda. Tra l'altro abbiamo avuto la conferma che dietro al progetto c'è il team Grezzo. Certo, ce lo aspettavamo un po' tutti, visto che si tratta dello stesso studio che ha gestito il remake di Link's Awakening, titolo che a livello tecnico e stilistico è una sorta di prequel di questo Echoes of Wisdom. Per tornare in territorio spoiler, fate molta attenzione anche a quello che sta succedendo con Silent Hill 2 Remake. Qui il gioco non è stato bugato, ma è stata Konami a permettere delle stream di gameplay di oltre 6 ore, praticamente tutta l'intro del gioco. Ecco, mentre per Echoes of Wisdom andare ad occhi chiusi non è poi chissà quale grande rischio, magari una sbirciatina al lavoro di Bloober Team prima dell'acquisto potrebbe aiutare a capire se lo studio polacco ha tirato fuori il degno remake di uno dei giochi più importanti di sempre, oppure solo un altro The Medium. E per i ritorni che invece possiamo sperare di vedere, magari non nel futuro immediato, parliamo un attimo di The Wonderful 101. Un documento legale testimonia infatti l'avvenuto passaggio della proprietà intellettuale della serie da Nintendo a Platinum Games. Il brand quindi torna dai suoi sviluppatori, un passaggio che magari nasconde, neanche in modo troppo celato, l'intenzione di mettere in produzione un sequel che, proprio come la remaster del primo capitolo, non sarà esclusiva delle piattaforme Nintendo. Certo che però senza la guida di Hideki Kamiya, un nuovo Wonderful 101 potrebbe non essere la stessa cosa, non pensate? Infine chiudiamo questa prima parte con un rumor che riempie il cuore di speranza. Secondo l'insider Special Nick, Rocksteady sarebbe tornata al lavoro sulla serie di Batman, con Sony intenzionata a finanziare, almeno in parte, il progetto. Speriamo che dopo il gigantesco fallimento di Kill the Justice League lo studio abbia chiuso questo tristissimo capitolo e voltato pagina definitivamente. Vogliamo un altro grande action single player in terza persona all'altezza della trilogia di Arkham. Vi prego, ne abbiamo bisogno. Fermi tutti, prima di andare avanti vi devo parlare dello sponsor di questo video, Otoji Retro Games. Tutti sapete quanto io sia un malato di retro gaming e un collezionista incallito. Per questo non può esserci uno sponsor migliore per questo canale di Otoji Retro Games, il mio sito di riferimento quando vado a caccia di retro gaming. Sul catalogo di Otoji, che si aggiorna ogni settimana, potrete trovare di tutto, giochi provenienti da ogni epoca e console, dai pezzi più ricercati fino ai titoli più comuni a cui magari siete affezionatissimi. Ma la cosa più importante è che Domenico di Otoji sa il fatto suo, è un grandissimo appassionato, sa cosa cercano i collezionisti e mette la massima cura in ogni spedizione. Sono queste le cose che per me fanno la differenza. Poi, se volete liberarvi di qualcosa, Otoji offre anche un servizio di ritiro dell'usato con proposte d'acquisto senza impegno. In descrizione trovate il link al sito, mi raccomando, guardatelo un po' e poi fatemi sapere cosa ne pensate. Grazie ancora a Otoji Retro Games per sponsorizzare questo video e andiamo avanti. In questo periodo di grandissime speculazioni intorno alla next gen di Nintendo, ne stiamo sentendo di tutti i colori. E mentre l'annuncio diventa inesorabilmente sempre più vicino ogni giorno che passa, noi siamo qui a raccogliere i pezzi e a cercare di capire come sarà impostata la prossima generazione della grande N. Ma le speculazioni non nascono solo da voci infondate, anzi, a volte sono i brevetti depositati da Nintendo stessa a fornirci spunti di riflessione e niente male. Prendete ad esempio questo nuovo brevetto registrato presso la FCC,
che è stato appena scoperto. Molto probabilmente, visto il suo seriale CLO001, si tratta della prima periferica pensata esclusivamente per Switch 2, tanto da essere indicata come un apparecchio senza fili e non come una console o un controller. Tra le specifiche tecniche possiamo leggere che non dispone di una batteria, ma può essere collegata solo tramite USB-C, e inoltre dispone del supporto al Wi-Fi e un sensore a 24 GHz, credo si legga così, utilizzato di solito negli apparecchi di rilevamento, movimento e velocità. Di cosa si tratti nello specifico però non possiamo ancora dirlo, visto che i documenti sono accompagnati da una richiesta di non divulgazione di informazioni a breve termine che scadrà a marzo 2025, data in cui potrebbe uscire la nuova console, ma dove quantomeno questa sarà già stata annunciata. Quindi possiamo sbizzarrirci nelle ipotesi più fantasiose, ad esempio potrebbe trattarsi di un giocattolo standalone, un po' come accaduto con il Labo su Switch 1, oppure riprendendo il rumor messo in circolo dalla youtuber cinese di cui abbiamo discusso nel podcast di ieri, forse Nintendo si sta preparando veramente al ritorno dei motion control e questo apparecchio misterioso potrebbe essere una telecamera USB pensata proprio per registrare con accuratezza i movimenti degli utenti all'interno dello spazio di gioco. Nel caso fosse vero, io un po' di paura ce l'avrei, però guarderei questa storia anche da un'altra prospettiva. Quella USB-C potrebbe essere veramente la porta di accesso a una serie di periferiche e add-on in grado di modificare completamente il modo di giocare su Switch 2, un collegamento che fornirebbe non la gimmick della console, ma una serie di espedienti diversissimi tra loro: telecamere, schermi aggiuntivi, controller particolari e chissà quali e quante altre diavolerie può avere in cantiere un'azienda creativa come Nintendo. Insomma, ma non è che quel rumor su Switch Attach alla fine non era così campato in aria? E chiudiamo questo TG Poro rapidissimo, ma ricchissimo, con la conferma ufficiale che domani alle 23.59, mi raccomando precisi, ci sarà uno State of Play dedicato interamente alla lineup di PlayStation 5 e PSVR 2. La presentazione durerà circa 30 minuti e conterà la presenza di oltre 20 titoli. In un reel vi ho parlato delle probabilissime remaster di Horizon Zero Dawn e Days Gone, però insomma speriamo che al suo interno ci sia qualcosa di più sostanzioso. Incrociamo le dita. Ah, e speriamo di scoprire anche i prezzi della linea celebrativa pensata per i 30 anni di PlayStation. Bilbilkun ha fatto sapere che il bundle della Slim costerà circa 520 euro, mentre il DualSense, 30° anniversario, 80. Esattamente come è accaduto con il controller di Astrobot. Vi devo dire, pensavo molto peggio, ma manca ancora all'appello il bundle di PS5 Pro che, ricordiamo, conterrà roba molto più costosa e sarà limitato a soli 12.300 esemplari. E qui io continuo a temere per il peggio. In ogni caso, seguiremo questo appuntamento dal vivo qui su YouTube a partire dalle 23.29, mi raccomando non mancate perché come al solito sarà un appuntamento al 100% poraccio. E questo è tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo mi raccomando fate i bravi, riposatevi dormendo sonni tranquilli, ma soprattutto mi raccomando nerdate duro. Io sono il Poratouch, Michele States of Play, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa... Oppure riprendendo il rumor messo in circolo da